Buonasera e bentrovati, nuova puntata dell'intervista. Vi presento subito i nostri ospiti. Questa sera parliamo di sviluppo e di produttività. In studio con me la presidente di Confindustria Catania e presidente di SIBEG, Maria Cristina Busi Ferruzzi. Buonasera, presidente. Buonasera. Dicevo, parliamo di sviluppo, parliamo di produttività. Collegato l'amministratore delegato di SIBEG, Luca Busi. Buonasera anche a lei, Busi. Buonasera, buonasera a lei. Allora, lo possiamo dire, Busi è il figlio della presidente Maria Cristina Busi Ferruzzi, diciamo a Catania siete conosciuti, patron di SIBEG che imbottiglia il marchio Coca-Cola, un'azienda di successo dove il passaggio generazionale da madre a figlio ha rappresentato in qualche modo il successo anche di questa azienda storica, presidente. Beh, sì, perché a un certo momento bisogna anche passare ai giovani e dividendoci i compiti, perché probabilmente morirò in azienda, non credo di lasciare tranquillamente, però dividendosi i compiti si va avanti meglio. Ecco, come avviene la convivenza in azienda? È un'occasione anche di confronto e di crescita ulteriore? Allora, intanto è rapidità. Significa rapidità, perché basta che passiamo nella porta di fianco e si decide, senza mille riunioni. No, le riunioni ci sono, ma le decisioni sono più veloci. Ecco, siamo in due soci, si fa in fretta. E poi effettivamente a volte molti contrasti, litighiamo anche, cioè non è che è anche con urli, però poi alla fine, su qualsiasi argomento, troviamo il punto di incontro e la soluzione migliore. Luca Busi, com'è lavorare con la mamma? Ecco, trovarsi sul posto di lavoro con un proprio genitore, ormai da una vita nel suo caso, rappresenta, come diceva la mamma, un'occasione di crescita, di confronto, ma anche un modo per trovare le soluzioni con rapidità? Assolutamente lo confermo e per me è un onore perché in ogni caso è il mio capo, quindi il mio presidente, il mio punto di riferimento e quindi assolutamente la seguo e soprattutto il punto della velocità è un punto chiave, no? Ci sono le decisioni più importanti che le prendiamo ma con grande coraggio e velocità. In più troviamo sempre anche chiaramente nei punti dove vogliamo le due parti rimangono un po' ferme, troviamo sempre il buon punto d'incontro. Ma poi soprattutto diventiamo terribili quando chiaramente siamo compattati verso i team operativi di ogni azienda e lì viene il meglio fuori di noi perché riusciamo a dare le giuste indicazioni, velocità, le giuste azioni correttive e quindi siamo super, super, super allineati. La cosa, in ogni caso, molto, molto bella che il nostro è stato un cambio generazionale, non da un lato chiaramente è venuto a mancare mio papà, quindi marito di Cristina, quando io avevo 10 anni e quindi Cristina è rimasta da sola, aveva 30 anni, che era giovanissima. E quindi ha avuto il coraggio con tutta la sua forza di difendere ogni caso le nostre aziende e lottando come una leonessa con la sua energia per poi chiaramente passare il testimone su di me che in ogni caso a distanza anch'io quando ho avuto 30 anni ho iniziato a prendere la responsabilità di questa importante strutturazione aziendale di SIBEG e pian pianino ho allargato le mie responsabilità all'intera azienda del nostro gruppo, che ormai sono 5, 280 milioni di euro fatturato, con un bel livello di EBIT sul fatturato. Quindi, insomma, manteniamo sempre il profilo basso, ma insomma, stiamo diventando 1.150, siamo 1.150 persone tra Albania e Sicilia, le 5 aziende, quindi siamo diventati
una bella realtà estremamente solida. Ecco, Presidente, mi piace soffermarmi ancora sul passaggio generazionale, un tema controverso, sicuramente delicato. Lei da Presidente di Confindustria sicuramente ha il polso anche della situazione. Non sempre il passaggio significa avere continuità e garantire successo. Nel vostro caso è l'eccezione che conferma la regola. Per noi è stato abbastanza semplice, proprio è successo in maniera naturale, in maniera semplice, in maniera corretta. Noto che purtroppo in alcuni casi il padre padrone c'è ancora. Ed è un errore perché invece bisogna aiutare i giovani a inserirsi bene per il futuro delle nostre aziende. Recentemente ho visto che c'è il cambiamento e questo mi fa molto piacere e lo tocchiamo con mano perché vediamo come anche il nostro sud è andato meglio del nord, cioè sono tutti elementi che fanno capire che questo cambio comincia ad avvenire, come ad esempio nei confronti delle donne. Una volta forse le donne entravano meno in azienda, adesso abbiamo tanti amministratori delegati donna. Luca Busi, due aziende di successo, oltre alla SIBEG, voi siete i patron della SIBAT Tomarchio, due aziende in crescita che rappresentano il fiore all'occhiello del sistema produttivo della Sicilia orientale. Ecco, cosa significa fare impresa in una regione come la Sicilia? Beh, sono imprenditori, a parte che siamo degli imprenditori un po' atipici, Cristina, perché in ogni caso siamo più manager, perché in ogni caso Cristina con le sue attenzioni è la nostra super buyer, no? Quindi facciamo ogni risalita fino all'ultimo tocco di negoziazione su qualsiasi acquisto. Viene fatto da Cristina, come tutta la parte di relazione col sistema bancario viene seguita in diretta da Cristina, quindi non è caso ha un aspetto operativo estremamente molto importante. E dal mio lato invece sono un manager imprenditore, perché non è caso ho iniziato ristrutturando SIBEG con un piano a 5 anni e sono riuscito non è caso a sviluppare al meglio anche con tutte le aziende, arrivando ai numeri che vi ho esposto, estremamente importanti, estremamente solidi, estremamente performanti per essere delle aziende del beverage, del settore del beverage. Quindi questo già essere coi piedi per terra e molto operativi e non fare gli imprenditori da consiglio amministrazione, secondo me aiuta già tanto, no? Già quello essere proprio. In più diamo un esempio a tutti, cioè non è caso se c'è da risparmiare, noi lottiamo ogni giorno sul risparmio di 50-100 euro e quindi vuol dire, potremmo benissimo, non è caso, volare con aerei privati, ci potremmo permettere, invece siamo in treno, seconda classe, voli low cost, ma proprio per dare un esempio a tutta la nostra popolazione di come bisogna muoversi ogni giorno e all'attenzione ai costi. E già questo aiuta molto. Poi riuscire a fare bene in Sicilia, tornando alla domanda, bisogna avere la capacità di integrarsi, perché se si rimane con la testa, diciamo, tra virgolette, emiliana del nord e iniziare a poter sviluppare, nel caso con quell'attitudine, con quell'approccio, nel caso del nord si va poco lontano. Bisogna integrarsi, capire la mentalità, cioè ragionare dal super local, con la piena conoscenza del territorio, con i punti di forza e i punti deboli, dove le motivazioni e tutto, dove magari il rispetto dei tempi non è proprio un punto forza, dove ci sono dei lati deboli. Che noi diciamo sempre che siamo dei eroi, no? A fare imprese in Sicilia con l'attuale livello di servizi e di infrastrutture, siamo dei eroi. Però
Però ci abituiamo, no? Vuol dire integrarsi con le istituzioni, riuscire a parlare con le istituzioni in maniera forte, in maniera di partnership e soprattutto creare un ruolo per le due aziende molto, 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 molto local, no? Quindi riuscire a essere super local dal punto di vista di visione e di, nel caso, interregazione, no? Essere super integrati col territorio al 100%. Questo è il primo passo. Cioè, il secondo, riuscire a dare un ruolo. E su questo ruolo, nel caso per Siebeg, che è, diciamo, responsabile dello sviluppo di tutti i brand di una delle più importanti multinazionali come Coca-Cola Company, vuol dire trasformare una delle multinazionali in un'azienda a chilometro zero, familiare, super veloce e soprattutto innovation hub, cioè proprio palestra per l'intera business unit, che è un concetto veramente unico, no? Cioè, a tutti piacerebbe essere innovation hub. Noi per DNA siamo una palestra innovation hub ed è un concetto che non è caso meraviglioso e proprio per dare la giusta risposta a tutti i consumatori che ogni giorno scelgono uno dei nostri prodotti o i competitors, quindi per dare quel vantaggio di essere sempre super integrati con le aspettative e con la domanda. Per Sibat invece qua parliamo che è a pochi metri da noi in questo momento, da voi, è proprio qua vicino. Beh, questa è un gioiellino. Cioè, l'abbiamo trasformata in questi anni, non è caso, in questa azienda del beverage ancora artigianale, capace di far uscire il meglio che può uscire dalla Sicilia, dai prodotti siciliani. Cioè, latte di mandorla, abbiamo vinto il premio l'altra settimana ad Avola, via. Gli aperitivi sono super integrati con gli elementi chiave di gusto, nel caso in Sicilia. Tutta la linea bio è meravigliosa e siamo partiti come prima azienda con la linea completa bio. L'autentica deliziosa con tutta la linea zero, con tutti i prodotti IGP legati al distretto degli agrumi. Quindi è proprio, voglio dire, un'azienda super local, super siciliana, con il made in Sicily sul petto e che vuol far emergere il meglio che può offrire questa terra in termini di beverage. Presidente, voi vi siete radicati bene in questa terra ormai da decenni. Suo figlio parlava di politica, in economia, la politica del buon padre di famiglia, ma c'è qualche criticità in questa regione? Noi siamo qui dal 76 ed effettivamente quando siamo Quindi arrivati, 48 anni. tanto, è tanto, ci consideriamo ormai siciliani. Abbiamo visto le grandi difficoltà della Sicilia, ma ho visto anche il cambiamento. E devo dire alla fine della fiera, bravi, gli imprenditori siciliani sono stati bravi perché non abbiamo mai avuto, e quando dico noi imprese in Sicilia, grandi aiuti zero. La Cassa del Mezzogiorno ha fatto solo dei danni. L'arrivo della Fiat non ne parliamo. Vediamo dei cavalcavia interrotti a metà. Cioè, c'è stata una gestione un po' garibaldina, detta qui fra noi. Gli imprenditori sono andati avanti, dritti. E vediamo i risultati adesso, perché se prendiamo i vini siamo diventati tra i migliori. Tutto l'agroalimentare, gli ortaggi, abbiamo delle eccellenze talmente importanti. Le arance rosse dell'Etna sono uniche, la mandorla pizzuta di Avola è unica, il pomodoro di Pachino è unico, che vanno in tutto il mondo. Ed è stata fatica perché se noi andiamo a pensare che il Banco di Sicilia aveva i tassi di interessi più alti che al nord, ma che fatica hanno fatto gli imprenditori. Siamo arrivati dove siamo arrivati. In più considerando il costo che ha l'isola, perché per tutti noi l'isola ha un costo. Fino a Reggio Calabria costa 10.
A noi costa 15. Non dico solo per i trasporti, ma l'isola non è indipendente, non è l'Inghilterra. Dobbiamo tutte le materie prime farle venire da fuori. E questo è un impegno non indifferente, e questo in tutti i settori. Per cui io mi complimento coi siciliani, proprio perché ho visto la crescita. Lenta, ma è arrivata. E i risultati li tocchiamo con mano adesso. Dunque, si può fare impresa in Sicilia? Cosa si sente di dire ai giovani che vorrebbero cimentarsi in un'attività impropria? Ecco, ai giovani imprenditori, qual è il consiglio di Maria Cristina Busi? Il consiglio è intanto avere l'istruzione giusta. Quindi studiare. Studiare. Seguire la propria attitudine. Chi si sente di fare il medico, lo faccia. Chi vuol fare l'imprenditore, lo faccia. Di rischiare, comunque con quella prudenza che gli deve dare la conoscenza del mercato dove si vuole inserire. Cioè non partire a lei così, ma comunque un po' di rischio ci vuole sempre. Torniamo a parlare della vostra azienda Busi, tante le sfide all'orizzonte che vi riguardano, ce n'è una che riguarda la transizione green con degli obiettivi che vi siete prefissati per il prossimo futuro. Ne parliamo? No, assolutamente sì. Avevo anche un suggerimento da dare ai siciliani, ai giovani siciliani, cioè che cosa che ho visto in questi ultimi 5 anni in Albania, cioè la voglia di riscatto. Che deve scattare, no? La voglia di recupero, la voglia di avere coraggio nel prendere decisioni e nelle proprie sfide. Quindi, secondo me, è importantissimo che nei prossimi anni le nuove generazioni siciliani venga fuori questa voglia di recupero, no? Di riscatto, no? Perché ho visto, io sono ormai catanese adottivo, però se mi guardo indietro, sono qua dal 2001, insomma, non è che ho visto dei grandi miglioramenti, ecco, dei grossi miglioramenti, dei grossi cambi di passo. Abbiamo bisogno, secondo me, di far emergere quello, questa parte, ecco, nei prossimi anni. Tornando alla domanda, secondo me è un nostro punto fermo del nostro gruppo, quindi Seabag sta tracciando la sua roadmap col miglior consulente a livello europeo, abbiamo scelto, selezionato il migliore per è il quarto giro che facciamo, è il quarto rinnovo del lavoro, quindi abbiamo una chiarezza della roadmap e cosa dobbiamo fare ogni anno per raggiungere le vere missioni, qualsiasi investimento, tutti gli investimenti nel dettaglio per raggiungere le zero emissioni scope 1 e scope 2 e entro 2032 per compensazione delle CO2 in scope 3 e quindi saremo chiaramente una delle prime aziende a zero emissione del nostro calibro, della nostra dimensione in Italia a essere zero emissioni e carbon neutrality entro il 2032. Ma anche per darvi la forza e la determinazione del nostro gruppo e delle nostre aziende su questo fronte. Ogni azienda del nostro gruppo, come Coca-Cola Bottled Iperia, che ha compiuto 30 anni quest'anno, che ormai è una realtà da più di 64 milioni di euro di fatturato, quindi sono altre 400 persone che lavorano nel caso di che diamo posti di lavoro tra diretto e indiretto, poi ne copriamo 2000 di posti di lavoro tra diretto e indiretto, ma 400 dirette in Albania, e in ogni caso anche loro hanno una chiara roadmap e saranno la prima azienda in Albania, ma anche il primo imbottigliatore di Coca-Cola al mondo, cioè la prima Coca-Cola a essere zero emissioni entro il 2030, sia in scope 1 che scope 2 che scope 3. E questo, diciamo che non è caso, è già un aspetto ultra positivo e molto significativo. Poi in più abbiamo l'acqua di Tepelene, che l'impianto
è all'interno del parco naturale River, che non è caso il primo ministro di Rama ha chiuso un accordo con il brand che non è caso abbigliamento sportivo outdoor Patagonia, ha chiuso un accordo con Patagonia per la salvaguardia dell'ambiente del Fiosa River, e noi siamo proprio nella parte più vigorosa di questo fiume, lo stabilimento. Poi la fonte è a 1000 metri, quindi è in altezza, però è nella parte più vigorosa di questo fiume meraviglioso all'interno di questo parco. Quindi per forza deve avere la sua roadmap e alla fine raggiungere le zero emissioni entro il 2030 per la salvaguardia dell'ambiente in cui opera. E in più Sibat sta iniziando, anche Sibat Automarchio, a lavorare su questo. Hanno installato il primo impianto fotovoltaico e anche Sibat avrà il suo disegno di percorso di roadmap per raggiungere in tempi brevi, nel caso di abbassare le emissioni, e speriamo nei prossimi anni anche Sibat di portarla a zero emissioni come le altre aziende del nostro gruppo. Quindi per dirvi quanto nel caso per noi è super importante, deve essere un punto fermo, perché fai bene sicuramente ai tuoi conti, ma soprattutto fai bene e rispetti l'ambiente in cui opera. Quindi rispettare questa meravigliosa Sicilia per noi è un punto fermo, e rispettare l'Albania, il paese Albania, e essere come siamo stati i primi grossi investimenti in Albania nel 94, che siamo stati il primo grosso investimento straniero in Albania e abbiamo tracciato un percorso. Adesso vogliamo farlo però sul percorso di zero emissioni in Albania, ma lo stiamo facendo chiaramente anche qua in Sicilia. Busi, sulla vostra testa però due spade di Damocle, sulla vostra testa e su quelle di chi si occupa del settore, che sono la Sugar e la Plastic Tax. Voi siete stati in prima linea a difesa del settore. Come stanno ora le cose? Lo diciamo per non addetti ai lavori, sono delle tasse che vengono applicate a chi si occupa di plastiche monouso e di bevande edulcorate. Sì, purtroppo un po' la cosa grave che stiamo subendo dal 2019 ormai, che siamo in ostaggio di questa sugar tax, che poi è chiamata sugar tax, ma secondo me nel breve la chiameranno Luca Busi tax, perché ormai da quanto mi sono battuto su questo fronte. Però voglio dire, sono tasse solo per far cassa, che distruggono l'intero settore, e non è anche equilibrato, perché lo zucchero non c'entra niente, perché colpiscono sia le bevande con lo zucchero, ma sia le bevande con gli edulcoranti come Splendo, Aspartame, e quindi quelle zero calorie. E in più colpiscono anche tutte le bevande gasate e piatte con gli stabilizzatori. Allora, colpiscono il latte di mandorla, colpiscono le bevande vegetali, colpiscono il latte pastorizzato che ha i stabilizzanti, quindi colpiscono anche la pastorizzata. I succhi di frutta, l'80% di succhi che hanno i stabilizzanti, quindi subiscono questo. Quindi vuol dire subire tutti un aumento, e anche sulle spalle dei consumatori, un aumento del 25% dei prezzi di tutte queste categorie, come anche le acque con le vitamine, gli sportdrinks, il tè freddo subirà questa sugar tax, sia con la stevia che con lo zucchero. Quindi io parlo da consumatore a un certo punto, cioè l'azienda cosa fa? Aumenta i prezzi al consumo del 25%, ribalta verso il consumatore. Se perdiamo il 30% di fatturato, saremo costretti a ridimensionare la nostra popolazione aziendale, ma rimaniamo in piedi, voglio dire. Ma chi è che paga alla fine il conto? Paga il consumatore. Dopo questi 2 anni di inflazione, far subire agli italiani, per tutte queste categorie, un aumento, nel caso del 25% dell'acquisto su questi prodotti,
non lo trovo assolutamente corretto solo per far fronte e far cassa al governo. Cioè, io capisco che abbiamo un deficit da difendere, ma ragazzi, non si difende con a fronte, non è caso, andando a prendere i soldi dal portafoglio dei cittadini italiani o siciliani o dei consumatori finali. Quindi assolutamente ci batteremo sfidando anche chiaramente il buon Giorgetti e il governo Meloni, che è sempre stato anche contrario, cioè loro quando erano in opposizione erano contrari. Quindi io mi aspetto adesso che mantengano le promesse. E quindi in questo momento abbiamo ottenuto un posticipo al 1º luglio del prossimo anno, ma cosa dobbiamo fare? Che budget dobbiamo fare? Cioè, 6 mesi senza tasse, 6 mesi con la tassa, cioè, non esiste. Cioè, almeno in questa manovra devono trovare le risorse, cosa che a Sovibe gli ha già anche trovato, le risorse per ottenere in questa manovra almeno il posticipo fino alla fine dell'anno, così riusciremo a fare un business plan un anno senza le tasse e ottenendo il posticipo almeno al 31 dicembre. Questo è il minimo obiettivo che ci stiamo dando. Grazie, grazie Voglio Luca anche Busi. Siamo aggiungere in una conclusione. cosa. Presidente, prego. Voglio aggiungere anche questa cosa. Io sono vicepresidente di Assobibe ed è una vita che siamo andati avanti con questo incubo finché non è stata approvata da 5 Stelle. Abbiamo, allora, il nostro settore, io rappresento proprio la delega delle piccole e medie imprese. Il nostro settore, già col Covid, ha perso tante penne. Perché le piccole aziende da Bolzano arrivare a Portopalo, che non avevano la distribuzione nella grande distribuzione, avevano solo l'Horeca, hanno dovuto chiudere e ne abbiamo persi tanti. Con questa tassa ne perderemo altrettanti. È anticostituzionale perché colpire solo un settore, la nostra Costituzione non lo consente. Perciò è anche andare contro la nostra Costituzione. Lei è anche Presidente nazionale della Camera di Commercio Italo-Albanese, oltre, come diceva, Vicepresidente nazionale di Assobibe e a capo di Confindustria Catania. In una battuta, come riesce a conciliare questi impegni con l'attività in azienda? Va bene, devo dire la verità, questi miei impegni vanno a riempire determinati vuoti che avevo, che si formano, si trova il tempo, si trova il tempo. Devo dire che bisogna essere riconoscenti ai luoghi che ti danno da lavorare. La Sicilia, io alla Sicilia sono molto grata perché siamo qui da tanti decenni. E ci ha fatto crescere, ci ha dato l'opportunità di crescere come gruppo con le nostre due aziende. Allora bisogna fare qualche cosa, soprattutto se si ha un po' di esperienza, chiudersi e tirarsi indietro non è corretto. Come sta il sistema imprenditoriale in provincia di Catania? Ma dunque, devo dire la verità, è un momento eccezionale. Le nostre aziende sono belle forti in tutti i settori. Abbiamo un settore alimentare che è potente, ecco. Lance, naturalmente, è Lance robusta, la nostra Lance catanese. Direi che tutti i settori sono robusti e operativi al 100%. Certo che con questi investimenti che sono arrivati enormi, la SMT e la STM e nel Green Power, e beh, insomma, direi che forse molti ci invidiano perché vuol dire essere avanti, vuol dire essere una zona privilegiata e in più con tutti i finanziamenti e tutto quello che sta arrivando, tutti i progetti che in questo momento anche noi come Confindustria stiamo presentando, è un momento di grande euforia. Speriamo di arrivare in fondo a questi progetti. Grazie alla Presidente di Confindustria Catania, Maria Cristina Busi Ferruzzi, Presidente di Sibec, collegato il figlio Luca Busi, amministratore delegato di Sibec, che saluto e ringrazio, così come saluto e ringrazio voi che ci avete seguito da casa. Appuntamento all'intervista con altri ospiti alla prossima puntata. Buona serata a tutti.